Però Lorenzo, rimaniamo nell'ambito artistico perché è arrivato il momento della rubrica curata da Barbara Passerini. Stiamo parlando del Weekly. Cari amici di pomeriggio, bentornati al Weekly, il nostro appuntamento settimanale con gli spettacoli nei nostri teatri abruzzesi. Come abbiamo ormai già da qualche settimana annunciato, le stagioni sono proprio agli sgoccioli e allora cominciano a nascere i festival, e proprio con un festival importante e molto interessante iniziamo proprio la nostra carrellata e il nostro calendario per la settimana che va fino al 3 maggio. E allora con la prima scheda introduciamo proprio Arti in Vita, questo Festival Internazionale degli Abruzzi. È un festival multidisciplinare perché dà vita a installazioni artistiche, spettacoli teatrali, circo, esposizioni collettive e anche spettacoli di danza e danza musica. È un festival, come possiamo vedere dalla scheda, che si dipana in diverse location, e allora proprio i luoghi del festival indicano Pescara allo Spazio Matta, Chieti al Teatro Marrucino, Ortona al Cinema Auditorium Zambra, a Crecchio l'Auditorium Santa Maria da Piedi, a Rielli alla Chiesa di San Rocco, Orsogna al Teatro Comunale De Nardi, Sguardi a Grele al Cinema Garden Chuck City e anche all'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, a Casa Canditella, sempre in provincia di Chieti, al Castello di Semivicoli. Quindi un festival che trova i suoi spazi in molte cittadine, soprattutto alla provincia di Chieti abbiamo visto, ma anche a Pescara allo Spazio Matta. È la settima edizione per Arti in Vita, che quest'anno andrà dal 26 aprile, quindi proprio questa sera iniziano le programmazioni di Arti in Vita fino al 12 maggio. Tutte le informazioni sulla programmazione, che è veramente vasta, variegata, non riusciremmo a portarla alla vostra conoscenza qui in questo spazio che comunque ha i suoi tempi, e allora vi consigliamo di andare sul sito www.artinvita.com per così poter scegliere proprio cosa vedere, cosa guardare di questo festival. Per darvi un assaggio di quello che Arti in Vita è, vediamo adesso un piccolo breve filmato di anteprima.
Eccoci questo filmato chiaramente molto suggestivo, anche così una piccola anticipazione di quello che sarà e anche tutti i lavori, comunque avete visto anche manuali per costruire gli spazi all'interno dei quali dar vita agli spettacoli. Voglio ricordare che la direzione artistica del Festival Arte in Vita è di Marco Cicolini, Amahi Camilla Saraceni, che tra l'altro sono stati i nostri ospiti nella passata stagione, e quest'anno il tema è zona critica. La zona critica sta a indicare quella sottilissima pellicola della superficie terrestre dove l'acqua e il sottosuolo interagiscono. Questa zona è stata nominata critica da geochimici, scienziati e filosofi perché è lì che si concentrano la vita, le attività umane, le risorse essenziali. Questa è una frase del filosofo e sociologo Bruno Latour, morto nel 2022, ed è proprio da questa frase che nasce tutto il concept di questa edizione, ricordiamo la settima, del Festival Arte in Vita. Tutto il programma su arteinvita.com. Andiamo avanti con la programmazione. Orazio, Vite nude di e con Luca Monella sarà il sabato 27 aprile, quindi domani alle ore 21 all'Aquila, allo spazio Rimediato. Si tratta dell'ultimo appuntamento per la stagione dello spazio Rimediato, sappiamo una stagione di teatro contemporaneo e comunque di ricerca. È uno spettacolo questo che è proprio un viaggio nella psichiatria italiana, all'interno di mondi diciamo che spesso sono sconosciuti perché non vengono divulgati. E allora il Teatro a Canone, che è proprio l'associazione di cui fa parte Luca Monella, a Roma per esempio ha proprio frequentato le comunità terapeutiche di San Paolo, centri diurni e varie associazioni per cercare di entrare nel mondo della malattia mentale e del suo stigma, e quindi per cercare di capire come combatterlo. Uno dei modi è proprio quello di raccontare la malattia mentale. E allora questo spettacolo è una sequenza di azioni fisiche in forma danzata e si intreccia con delle musiche coinvolgenti che vanno da Puccini a Fleetwood Mac, da Wim Matters ai Pink Floyd, e quindi uno spettacolo musicale su un tema importante. Lui è Luca Monella all'Aquila, allo spazio Rimediato, sabato 27 aprile alle ore 21 sarà in scena con Orazio, Vite nude. Passiamo alla prossima scheda, quella che ci racconta l'ultimo concerto che chiude proprio la stagione della Barattelli, dei concerti della Barattelli. Siamo all'Aquila, all'Auditorium del Parco, domenica 28 aprile alle ore 18 sul palco Roberto Gatto Quartet, appunto Roberto Gatto, questo batterista e compositore simbolo del jazz italiano in Italia e non solo, anche nel mondo, uno straordinario interprete e compositore. Lui porta My Secret Place, che è il suo ultimo album, in scena appunto va con il suo quartetto composto da Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso e chiaramente Gatto alla batteria. E quindi l'ultimo, il concerto conclusivo proprio della 78esima stagione della Barattelli Concerti all'Aquila, all'Auditorium del Parco, domenica 28 aprile alle ore 18, non perdiamolo. Passiamo alla prossima scheda, un appuntamento che in tanti aspettano con entusiasmo, perché è l'appuntamento dell'Aspettando il primo maggio, un classico della programmazione musicale
Teramana, sempre portata avanti dall'associazione Big Match, aspettando il 1° maggio e alla 15ª edizione. È nata un po' come un gioco, ci raccontava il fu presidente Natali dell'associazione Big Match, che comunque è ancora assolutamente attiva all'interno dell'associazione, ci raccontava proprio della nascita di questo aspettando il 1° maggio, quasi per gioco. 15 anni fa, oggi porta sulla scena Roseville Lane, Dargen D'Amico, Dito nella Piaga, che è la Fan, Marini e Ferrara DJ7. L'ingresso è assolutamente gratuito come da tradizione, i nomi sono importanti e vanno sempre più crescendo di anno in anno, quindi ripetiamo, l'appuntamento è al Parco Fluviale di Teramo dalle 18 fino a notte fonda, proprio il 30 aprile, con aspettando il 1° maggio. Nella prossima scheda andiamo a vedere quale sarà l'ultimo appuntamento per la stagione di prosa del Teatro dei Marsi ad Avezzano. È il programma proprio martedì 30 aprile alle ore 21 lo spettacolo Le assaggiatrici di Hitler, con Chiara Businaro, Angeles Ortiz Lamuela, Fiamma Leonetti, Viola Misiti. La traduzione e l'adattamento sono di Lutman ed Elena Sbardella, la regia è di Elena Sbardella, musiche di Gianluca Misiti e luci di Max Mugnai, produzione Parioli. Ora, questo spettacolo narra proprio, racconta di queste ragazze, le assaggiatrici di Hitler, chiamate a prestare servizio e a sacrificarsi anche per la patria. Sono un gruppo di giovani donne che tre volte al giorno ha proprio il dovere di assaggiare quello che Hitler mangerà e insomma, e evitare che il leader muoia, rischiando però la propria vita. Di cosa parlano queste ragazze attendendo questo compito così gravoso? Parlano di ciò che parlano le ragazze, quindi un'attesa, spettegolano, sognano, si interrogano, ballano, vivono la vita di ragazze in quel tempo allargato e sospeso prima di sapere se moriranno. Le assaggiatrici di Hitler, uno spettacolo per la regia di Elena Sbardella ad Avezzano, a Teatro De Marsi, martedì 30 aprile alle ore 21, ultimo spettacolo della stagione di prosa del Teatro dei Marsi. L'ultima scheda riguarda un festival che è giunto, pensate, alla 32ª edizione, durerà dal 3 al 31 maggio, si tratta del Maggio Fest, il festival multidisciplinare con la direzione artistica di Silvio Araclio, portato avanti da Spazio 3, questa associazione, tanti sono i sostenitori, le istituzioni che sostengono appunto il festival. La prima data è proprio quella del 3 maggio, venerdì 3 maggio, in scena ci sarà Caprò, ma seguiremo gli appuntamenti del Maggio Fest. Con questa scheda, cari amici del Weekly, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Come sempre vi esorto ad andare a teatro o negli spazi dedicati agli spettacoli dal vivo e godere della magia del teatro, della danza, della musica.